That's it! Non ho capito questo combattimento, devo essere sincero. Cioè, non ho capito perché c'era quello. Madonna, povero Axel. Fa una cosa in questa scena e ci muore male, purtroppo. Cioè, non è che è morto, però è totalmente sfatto. E qua il momento più grande di Paperino. È il momento in assoluto in cui Paperino splende. Porca troia. Quando ho visto sta scena, Dio mio, neanche un Super Saiyan. Zeta Vampilio. Che Vampilio, vabbè, lasciamo perdere, ma Flare è una delle mosse più potenti in assoluto in tutti i giochi di Final Fantasy. Assurdo che non esista in questo gioco, però esistono delle reminiscenze, appunto. Zeta Flare, ultima, che usa Topolino. O lo usa Xehanort. Xehanort lo usa. Non mi ricordo. Però esistono. Però a quanto pare sono roba pericolosa. Ed è comunque stata una scena incredibile. Cioè, Paperino non si sa se è morto, ma ha consumato un quantitativo di potere immane. Immane. Ed eccomi là che esco dal cuore di uno, entro nel cuore dell'altro. Nel cuore di Acqua. Is this Aqua's heart? A quanto pare. Ven's heart was so peaceful. Peaceful. But this is fear. Dopo 10 anni dispersa nell'oscurità vorrei anche vedere Sora. Oh, Axel, poverino. Comunque non è morto, dai, almeno quello. Questo secondo me è il momento più basso di Sora, ma non in modo negativo, ma proprio perché, cazzo, ha visto praticamente distruggere i suoi amici, perdere una battaglia ancora prima di iniziarla. Cioè, è stata una roba pesante per Sora. Esattamente. We haven't lost them. They still have their hearts. Ma le loro ossa sono rotte, Riku. We have to protect them. Vabbè, questo è vero. Right. Ammetto che sto scontro non mi sarebbe dispiaciuto vederlo, eh. Però capisco anche il momento. We stand together. Non mi sarebbe dispiaciuto vedere un combattimento di loro tre assieme. Cioè, sono due generazioni diverse, unite. Mickey, Kairi, Goofy, watch the others. Mentre noi ci facciamo sopraffare. It's too late for that. E questo è vero. Mi dispiace, Topolino, però arrivi un po' tardi. Che poi sto ammasso qua, prima del 0.2. Mai visto, mai sentito, cioè il tornado Heartless, cioè è enorme comunque, porca troia. È quanto uno dei dei titanidi. No, forse anche di più. Forse, non lo so. Forse di più dei titanidi di Ercole, eh. Ed ecco il POV di Acqua. Lei non vede Heartless, lei vede lei consumata dall'oscurità quando era stata infettata. Mamma mia. È per questo che lei esita, non l'avrebbe mai fatto in altri casi. So, this is the fear and despair that Aqua feels. Ci credo, Sora. And now I feel it too. Te l'aveva detto. Andiamo a menarla, forza, forza. Ed ecco cosa succede invece nella realtà. Lei non si è arresa all'eventualità di quello che stava succedendo. Lei è stata bloccata dalla paura. Dove siamo? Ah, di nuovo nel regno dell'oscurità. Devo combattere contro Acqua? Sì. Ma questa quindi è una
Cioè, mi stai dicendo che Remind è una boss rush in pratica? Dove vai? Cacchio! Non la vedo! Ok, cioè, sono versioni nerfate delle boss fight, però è un po' un peccato, eh? Vabbè, magari è solo l'inizio. Che tecnicamente, quindi, in questa scena siamo tutti morti? Cioè, sì, in pratica sì, però nella teoria forse siamo solo scomparsi nell'oscurità, eh? We are lost in the darkness, però... in teoria no, in realtà sono tutti morti. Spero in qualcosa di un filino di più. Perché fino adesso abbiamo affrontato un Heartless tecnicamente potente, però era lì senza un vero senso, cioè darkness, wow. Sarah! La paura di Aqua aveva senso, ci stava. Sarah, we found you. Ora dove siamo? Please say you're in there. What gives, Aqua? I know that you're not him. Now let our friend go. Siamo dentro terra o siamo dentro... No, siamo dentro noi stessi. Did I pass through the tear? Oh, Namine, ciao. Ben ritrovata, da quanto tempo? Sora? Cazzo ci fai qua? What are you doing here? Esatto. Have you lost yourself like I did? Non well, proprio. It's a long story. But tell me, why haven't you returned to Kairi's heart yet? Vediamo. Ci danno una spiegazione perché non hanno ancora riattivato Namine? Sarebbe stato bello vedere Namine combattere con un Keyblade, lo ammetto. He is their 13th. Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13. Ok. Every last one of you will be torn heart from body. E questo è vero, è successo. But fear not. The Keyblade will still be forged. Bastano i cuori. Because I'm still not able to. But I'm calling out to Terra's heart, and I brought him here. Terra? No. Quindi è stata lei a portare Terra's il cuore di Terra? Is too steeped in darkness. No, infatti Instead, non ha senso. I've brought out Terra's most personal and powerful thoughts. Ah, okay. This is Terra's Aspetta. Sadness, anger, lament. Terra's thoughts? Ah, ha risvegliato i sentimenti dell'Injerin Lil. Non mi ricordo bene come si dice in inglese. L'Injerin Wheel. Ho sbagliato io. Ah, ecco perché l'ha risvegliato Namine. Per farlo arrivare da lui. Ora ha senso la cosa. Ora ha dannatamente senso. Got you, Zeno. Quindi mi stai dicendo che l'Injuring Wheel di Kingdom Hearts 2 è comunque risvegliato tramite Namine per arrivare a questo momento? Può essere, ha senso. This is impossible. Dobbiamo combattere, ti prego. Dammi sta soddisfazione. For this moment. Dammi sta soddisfazione, ti prego. Mamma! Dio mio! Quanto ti odio in Kingdom Hearts 2, ma ti voglio bene!
Ti odio, ma ti voglio bene. Credimi. Power of Darkness. Ah no, il super bazzuccone. Aspetta un secondo. Lui ha lasciato andare il Vabbè, i Keyblade scompaiono effettivamente. Ha senso comunque. Cioè scompaiono e riappaiono. Ho avuto un attimo di flash indietro. Ho avuto un secondo di flash che mi ha riportato in mente una cosa, ma non è plausibile. Guarda, Goku e Vegeta che combattono. Anzi, Goku e Beerus. Uno è rosso e uno è viola. Ti prego, fammi combattere, dammi sta soddisfazione. Ti prego. Voglio soddisfarmi. Voglio essere soddisfatto di aver speso i soldi per questo contenuto. Wretched spirit. Guarda. As long as Master Xehanort resides within you, you're a threat to Aqua and Venom. E questi sono i sentimenti che parlano. How noble. You would give your life for theirs? Beh, io sono solo sentimenti. You must be removed from existence. At all costs. Mamma mia. Ah, guarda. Dragon Ball, uguale. Naminé, can you call out to Terra? No, his rage is too strong. He won't respond to me. No matter who gets hurt, it's bad for Terra. Either way, you have to leave. Go to the world of ocean and sky. And you? Ah! Quindi l'ha mandato lui in pratica. Cioè, praticamente, il fatto che Namine fosse lì ha un senso logico ora. Cioè, perché alla fine è come il ritorno al futuro. Stiamo collegando tutto per far sì che siamo noi a fare quello. Per essere lì nel momento in cui siamo già lì. Comunque questo è uno stand. Be gone! Che sta succedendo? Siamo noi? Bellissimo, con quel Keyblade in mano questa scena è stata perfetta. How can you be here? Esatto, perché ci siamo materializzati stavolta? Hey, I can travel to different times too, you know. Did you think you were the only one with that power? You dare. How dare you? Comunque, Terra Nord è potente. Cacate poi. Bravo Sora. Neanche il tempo di essere arrivato. Complimenti. Ai. Armatura rotta. Volontà dispersa. Terra! Che brutto quell'effetto che diventa bianco. Dio mio. Seeing that you have also taken the forbidden path, you too must be ready to make the ultimate sacrifice. E c'ha ragione. Porca puttana. Over here! Back off! Over here! Madonna, per un secondo si era mezzo impallato, eh. Bella la parata. Merda. Bellissimo. Ti prego, voglio ammazzarlo con l'epilogo. La soddisfazione. La soddisfazione. Però. Mannaia madonna. Troppo semplice. Cioè, li sto facendo. Forse perché sono a livello 99. Me ne rendo conto. Però. Non lo so.
Ovviamente questa roba in critico, anche se sei a livello 99, sarà l'inferno. Però sembra quasi che... non lo so. Cioè, non sto trovando problemi ad ora, A livello di storia ci sta anche, però... Darkness awaits you! Kamehameha! Perché ste citazioni a Dragon Ball, ti prego? Perché?